Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Questa è una sorta di video eccezione perché la Focus Home mi ha chiesto di fare un video di presentazione su Pro Cycling Manager Season 2016, che è uscito anche in versione diversa per le console, perché si chiama Tour de France 2016. È un gioco però completamente diverso. Qua andiamo a vedere la vita di una squadra, la vita di un ciclista all'interno appunto del mondo del ciclismo. Allora, io non sono la persona più indicata per presentare un gioco del genere perché non sono un fan del ciclismo, a dire la verità. L'attività del ciclismo in sé mi piace molto, ma non ho seguito, comunque veramente molto poco le vicende sportive. Vi farò vedere un attimino in che cosa consistono le varie modalità. Allora, prima di tutto abbiamo la modalità multigiocatore, che è presente nell'ultima versione di questo gioco, dove potremo andare a giocare in multiplayer insieme ad altra gente. Abbiamo un po' di server, potremo andare a creare una corsa e potremo andare a gareggiare insieme ad altre persone. Allora, praticamente questa è solo una minima parte di quello che il gioco ha da offrire, perché abbiamo la possibilità di giocare in single player. In single player possiamo avere la carriera, dove noi andiamo a prendere una squadra delle più famose squadre al mondo con il suo roster di ciclisti. Potremmo andare ad ingaggiarne di nuovi, potremmo giocare anno per anno e potremmo anche, diciamo, sviluppare una sorta di vivaio con ciclisti che da giovanissimi passano ad essere giovani, iniziano ad essere professionisti e iniziamo a schierarne un po' nelle varie gare. Una parte molto interessante è la modalità Pro Cyclist, che è una aggiunta dell'ultima versione della 2016, dove gareggeremo proprio nei panni del ciclista, cioè saremo noi a decidere quando scattare, quando andare più piano, quando rifornirci ai rifornimenti, quando bere acqua, quando comunque dare copertura a un altro nostro compagno di squadra. Abbiamo la modalità singola, possiamo scegliere una squadra velocemente e correre un evento a nostra scelta. Oppure possiamo andare a fare delle discipline, ce ne sono ben 7, su pista. Quindi potremo fare lo sprint, il keirin, l'eliminazione, scratch, corsa a punti, 200 metri, lanciati o omnium. Queste sono modalità che io non conosco benissimo, ma sicuramente un appassionato conoscerà. Andiamo a vedere una partita che ho qua, la carichiamo e andiamo un attimino a vedere quello che ci offre il gioco. Allora, praticamente abbiamo la schermata manager con le notizie. Quindi un po' come Football Manager, se avete già giocato quello e vi piace un pochino il mondo del ciclismo, potrebbe essere un'ottima idea anche provare Pro Cycling 2016. Abbiamo la possibilità di vedere gli sponsor, possiamo avere delle trattative. Io adesso qua ho la squadra della Astana Pro Team. Abbiamo quindi offerte per la stagione in corso, offerte per la stagione prossima. Vedete qua abbiamo tutte le corse a cui andremo a partecipare. Ce ne sono veramente tantissime e non sono neanche tutte, perché la mia squadra non partecipa a tutte, partecipa alle più importanti. Ovviamente se sceglieremo una squadra più piccolina parteciperemo a più gare, magari anche le gare meno famose. E abbiamo anche i fornitori dell'equipaggiamento, cioè dal telaio, le ruote e il gruppo componenti. Quindi le parti di freni, e cambi, rapporti, catene e cose del genere. Le finanze e poi la squadra nazionale. Praticamente verranno scelti dai ciclisti ogni anno per i campionati del mondo di ciclismo. La squadra. Allora, le licenze siamo messi abbastanza bene. Ci sono tutti i ciclisti, ovviamente quelli non coperti dalla licenza, il nome è storpiato. Ma non temete, perché il gioco supporta dal giorno del rilascio il suo workshop, quindi su Steam trovate già il giorno stesso dell'uscita c'erano le mod correttive. Abbiamo i nostri ciclisti, adesso abbiamo, vediamo un attimo, Nibali Vincenzo, che è la nostra punta di diamante, e vedete quanto è ricca la schermata di analisi dalle caratteristiche. Quindi su terreno pianeggiante, montagna, colline
la grinta, la resistenza, quanto è lui è un lottatore, il contratto, quanto prende ogni mese, il prossimo anno non ha ancora rinnovato, quindi è senza contratto, qua vanno di anno in anno, comunque sono meno lunghi rispetto a quelli del calcio, le corse preferite, Tour de France, Super Giro d'Italia, Liegi-Bastogne-Liegi, che non è un regista. Abbiamo il rapporto dello scout con il potenziale da campione a comunque ciclista di prima classe. Abbiamo la stagione, quindi abbiamo quanto sta andando bene in questa stagione, la sua soddisfazione, il tipo di allenamento che sta svolgendo, l'evoluzione e poi la carriera. Vedete che da 4 anni alla Astana Pro Team, prima era la Liquigas, da sempre praticamente. Ok, e qua andiamo a chiudere. Allora, noi abbiamo anche, allora qua, la pianificazione delle varie gare che abbiamo scelto. La nostra squadra partecipa, vedete, non partecipa a queste due, non partecipa a queste tre. Sono tante piccole corse, le 4 tappe, 5 tappe, 6 tappe, sono piccole, quelle più lunghe invece ci partecipiamo. Abbiamo i ciclisti scelti, io ho creato un gruppo, che è questo qui, il main, che mi sto portando adesso nel giro che sto facendo, che è la Ruta de San Luis in 7 tappe. Lo staff che abbiamo, gli allenatori, gli scout e il medico, è meno complesso rispetto al calcio, ma perché è così, è un mondo un pochino più tranquillo. Gli stage di preparazione possiamo mandarne addirittura... dei ciclisti a rigenerarsi, addirittura c'è una zona vicino dove abito io, molto vicino. L'equipaggiamento che abbiamo, che andiamo ad utilizzare, i tipi di ruote che possiamo andare a scegliere, è lo stesso discorso degli sponsor, è la fornitura di equipaggiamento che noi possiamo mettere sotto contratto. Lo sviluppo dei giovani, quindi vedete questi 18enni che hanno un potenziale, questo addirittura un potenziale da prima classe, Pavarin Emilio, possiamo andare a svilupparli. Vabbè, qua poi abbiamo gli obiettivi. Abbiamo il nostro leader. Ovviamente poi ogni ciclista ha la sua specialità, c'è chi è più per la pianura, chi è per il Gran Premio della Montagna, quindi le parti di tappa in salita. I risultati, e qua vedete il risultato della prima tappa della San Luis Villa Mercedes, che è stata questa. Sono arrivati tutti praticamente insieme, il gruppo, è arrivato anche Nibali, 87esimo in ordine di arrivo, la tappa era questa. Allora, vabbè, qua abbiamo l'altra schermata, allora, con tutti. Sì, è una sorta di talent scout questa parte qua, con l'infermeria che abbiamo, cercare un ciclista nel mondo, la nostra lista di preferiti, trasferimenti e così via. Allora, continuiamo. Abbiamo la seconda tappa, ve la faccio vedere rapidamente, vi dico subito, prendetevi un 10, 20, 30 minuti per la tappa, perché potete velocizzare, però è utile anche ogni tanto fermarsi e riflettere un attimino, perché ci sono delle cose che io non conoscevo del ciclismo. Per giocare a questo gioco mi sono un po' informato sui forum, ma non i forum del gioco, i forum dei ciclisti, dove gli inesperti come me chiedevano, facevano domande. Abbiamo niente, la strategia, vedete, ogni ciclista ha una specialità, nessuno di questi è adatto per il Gran Premio della Montagna, almeno nessuno di loro è specializzato, perché lui è per le corsa tappe Nibali, quindi non è che sta lì davanti, però cerca sempre di stare nei primi posti e guadagnare tempo. Classifica del Nord, boom, corse a tappe anche Cataldo, che è un gregario comunque di Nibali, gli dà una mano, questo l'ho impostato nella corsa precedente, quindi... Vabbè, questo lo vedremo dopo. Un velocista, quindi, che può cercare di andare via. Io l'ho selezionato appunto per i traguardi volanti. Dà il massimo per la tappa. Vedete, non lo fa Nibali, perché lui punta più sulla classifica generale. Abbiamo classifiche collinari, quindi lo mandiamo a spingere se è in volata. Lo facciamo attaccare più spesso. E lo scalatore, Aru, invece, effettivamente, però, potremmo mandarlo ai Gran Premi della Montagna. Ok, possiamo andare a simulare la gara oppure fare la corsa tra lì.
andiamo a vedere, c'è una breve schermata di caricamento che ci carica la partita. Abbiamo la tappa, ci sono dei diversi punti sopraelevati, quindi si salirà anche in altezza. Qua vedete i vari punti interessanti che possono essere il Gran Premio della Montagna, il rifornimento e così via. Da sapere ce ne sono tante di cose, non tutte le so, anzi ne so forse il 10% del mondo del ciclismo, infatti la mia tappa non è andata granché bene. Nella tappa precedente, vi dico, sono scappati in tre, sono rimasti davanti tutta la tappa e sul finale hanno ceduto e li hanno ripresi praticamente tutti. Quello che dobbiamo fare attenzione noi è la logica del ciclismo, in pratica è il gregario protegge il leader. Non vorrei dire cavolate, però da quello che io ho scoperto è questo. E il gioco segue perfettamente questa logica perché, vedete qua, stiamo partendo. Possiamo andare a scegliere la visuale che vogliamo, ma noi usiamo questa dell'elicottero che ci fa vedere un pochino come sta andando. Qua sotto abbiamo la classifica, vedete in questo punto qui, ci dà i vari gruppi che si sono formati e ci segna anche il distacco da uno all'altro. Allora, vi dicevo, il leader praticamente viene protetto quando è, per dire, in discesa, in salita. Viene protetto da delle persone, viene scortato da delle persone e in pratica questi gli fanno prendere meno vento, lo portano, lo accompagnano, gli danno sostegno, non è che lo spingano, però voglio dire, quando uno è davanti e si prende tutto il vento, il leader dietro riesce un pochino a riposarsi perché tagliano davanti l'aria agli altri, e in pratica questo è il senso del gioco di squadra. Abbiamo Boom ad esempio qui, che possiamo dirgli, vedete cliccando sul menu qua sotto, possiamo dirgli attacca, mantenere la posizione, possiamo impostare manualmente quanto dargli di sforzo massimo, possiamo dirgli di tirare insieme ad altri e prendere l'acqua, adesso vedete, attacca, lui prenderà, andrà via e inizierà a crearsi il distacco, il gruppo 1 e lui. La visuale non è neanche il massimo, devo dire. Allora, vediamo se riusciamo a... Ok, eccolo lì, che è fuggito. Ci sono due gruppi, vedete, lui e un altro. Sono andati in fuga in due. E l'acqua, prendere l'acqua, lo facciamo fare a quei nostri ciclisti che vogliamo sacrificare, perché ci sono dei punti con delle persone che danno l'acqua. Lui, in pratica, si mette in coda al gruppo, prende l'acqua e poi va e la porta ai vari componenti della squadra. Vedete, qua c'è un simbolo di una borraccia, ci porta e indica quanta acqua hanno. Ovviamente, quando non hanno più da bere, comincia a calare. Boom, ha già bisogno comunque di un po' d'acqua, anche gli altri. È tutto ovviamente simulato, vedete, in questo momento in cui io parlavo abbiamo fatto questa parte qui, quindi vi dicevo, un 20 minuti magari tutti ve li porta via, perché magari metterete in pausa, valuterete cosa fare. Boom intanto è stato raggiunto. Vediamo Nibali dove si trova lì, lo possiamo seguire così. Questa sarà un po' la visuale che vedremo anche quando faremo la modalità personale, la nostra carriera personale. Allora, questo è lo start, e ce ne sono tante di visuali, tante non sono neanche il massimo, però vabbè. Allora, abbiamo quindi il gel energetico, che è la sorta di pranzo, cioè mangiano, contengono dei carboidrati e si saziano, diciamo, con questo gel energetico, ed è utilizzabile uno solo a tappa. E abbiamo poi una serie di impostazioni che possiamo dare a loro, possiamo anche selezionarne uno, cliccare col destro sull'altro e andargli dare copertura, quindi scortare un ciclista. E dovremo basarci su questi parametri qui che vediamo qua. Abbiamo il battito, quindi sappiamo che Boom in questo momento ha 153, quindi è un battito molto alto, quindi sappiamo che è sotto sforzo intenso, è nel gruppo E2 lui, lo vedete qua. Abbiamo la possibilità di vedere la sua forza, cioè diciamo il rosso è il fiato
che al momento, quando arriva a zero, lui deve smettere di scattare. Ad esempio, io gli dico di scattare, lui inizierà a consumare questa rossa. Una volta finito, non ce la farà più e si riposerà di nuovo. E gli altri invece sono in pratica la grinta e la forza, lo stato di forma in pratica. Il giallo è, se non sbaglio, la grinta e il verde lo stato di forma, che è cumulabile tappa dopo tappa. Intanto le due sta inseguendo, che però il gruppo è dietro tutti perché è rimasto un pelino indietro. No, è avanti. Ha distaccato il gruppo di 3 minuti e 21. Sì, direi proprio di sì. E uno è lui. No, è qua. Ok, sta inseguendo il gruppone che è di 15 secondi più avanti. E così via. Allora, vedete che lui intanto. Sì, possiamo andare a impostargli il cursore sforzo. Possiamo andare a scegliere noi manualmente quanto andare a sforzarlo. Ovviamente poi lo sfiniamo. Lo facciamo una, due, tre tappe e lui è morto. Cioè, non avrà la barra verde già bassa in partenza e non riusciremo a tenerlo per molto lì. Allora, intanto vediamo come sta andando qui. Non la vedremo la tappa, non la vedremo tutta. Intanto stiamo cliccando su Nibali. Nibali, adesso non abbiamo più scelto. Dov'è il nostro? Eccolo qua. Molto bella l'animazione, devo dire. Cioè, è fatto bene graficamente. Anche le biciclette, le ruote, il mondo intorno è fatto bene. Ogni tanto qualche buggettino c'è, ma è bellino. La telecronaca in inglese, per chi ci capisce qualcosa, comunque la troverà sempre comunque sensata in base a quello che sta succedendo. L'ambientazione è bella, devo dire. Non dispiace. La telecamera è un po' ostica, almeno queste qui, bisogna comunque impostare quella manuale in cui ci si muove come si vuole. E qua sotto abbiamo tutti i parametri della velocità a cui si sta andando e così via. E sì, i suoi parametri in pratica, quanto sta migliorando nelle sue statistiche, lo stato di forma, che ovviamente prima di una gara importante è importante magari mandare i nostri ciclisti ad allenarsi. Allora, lui sta inseguendo, vediamo un attimo. Boom. Sì, praticamente vedete che adesso se io dico a lui di andare a prendere l'acqua, lui si lascerà sfilare da tutti, prenderà l'acqua e poi la porterà agli altri. Pian piano andrà a riscalare tutto il gruppo. E ovviamente bisogna tenere conto anche di questo, perché c'è da considerare la forza del ciclista. Ecco, ha preso l'acqua. Almeno credo dovrebbe averla presa. Inizierà adesso a portarla a tutti. Nibali proprio sfinito, si vede qua. Dobbiamo considerare anche che richiede tanto sforzo, quindi bisogna avere un ciclista forte per fargli fare questo lavoro, o comunque uno che non compete, che può permettersi di andare in fondo e andare su. E il discorso è che se i primi sono in fuga è un po' un problema prendere l'acqua, quindi dovrebbero aspettarli. Se siamo a fine tappa è un po' un problema, quindi bisogna organizzare. È un gioco estremamente tattico. Adesso lui sta andando via velocissimo per riportare l'acqua. Infatti, lui vedete che è pieno, ha riempito la borraccia di Guardini, di Aru, e adesso sta andando verso gli altri tre, che sono Nibali, Cataldo e Boom, che non hanno ancora l'acqua. Nibali gliel'ha riempita in questo momento, gliel'ha portata, l'ha portata anche a Cataldo, e manca Boom, che però non vedo. Non si sa dove sia. Boom è avanti, vedete, il problema è quello. Lui adesso o si fa la sfacchinata e li va a prendere, ma è un problema perché loro stanno andando via. Quindi è un problema anche quello. Boom sta andando via ed è avanti, è nel gruppo E2, che è distanziato dal gruppone di 50 secondi e stanno andando a tutta, quindi non. Poi comunque è puramente indicativo quello che succede in questo momento, perché non è detto che questo mega distacco da 1,20 non diminuisca, dipende tanto dallo stato anche psicofisico del nostro ciclista. Allora, cooperazione di gruppo. Che sta succedendo qua?
Sì, ci dà dei consigli il gioco su come proseguire. Potrei dirgli di fuggire di nuovo, ma tira tutta, tutto quello che va, tutto quello che va. Oppure possiamo impostare le strategie predefinite. Allora, è un gioco un pochino come lo era PC Ciclismo o lo era anche PC Calcio. Se siamo dei fanatici del ciclismo, ci piace molto, magari lo pratichiamo anche su strada, ci divertirà molto impostare la tattica e seguire la tappa. Se non siamo degli appassionati, ma l'idea è comunque di amministrare una squadra ci può far piacere, il gioco va bene comunque e simuliamo. Ovviamente per l'appassionato sarà un'eresia simulare una tappa. Noi potremmo farlo, potremmo vedere in tempo reale quello che succede, ma a una velocità molto alta, quindi in pratica simuleremo come un PC Calcio una volta. Si cliccava, usciva il risultato, ma il fanatico ti sputava in un occhio perché la partita bisognava vederla, come anche adesso chi magari velocizza al massimo le partite di Football Manager. Ecco, lo consiglio a entrambi. Io non sono un appassionato di ciclismo, per quanto riguarda cioè a livello di sport è molto bello, lo ritengo molto bello, mi piace. A livello invece di sport in TV non lo guardo, quindi il gioco mi piace, è molto bello ed è anche molto realistico. Se ci si va a informare ci si accorge che il gioco è stato creato con un ottimo realismo. Bisogna ovviamente avere un minimo di passione nei giochi manageriali, nell'amministrazione comunque dello stato di forma, delle varie tattiche di gara, perché vincere una tappa dà veramente molta soddisfazione. Lì abbiamo appena superato inizia la discesa adesso, una mini discesa, c'è un traguardo del Gran Premio della Montagna, c'è uscita una classifica provvisoria, poi potremo andare a vederle anche a fine gara. Un'altra cosa, a me piace molto perché sono appunto un appassionatissimo di classifiche, di punteggi, di statistiche, e quindi mi piace. Se anche per voi è lo stesso, il gioco sarà sicuramente il gioco fatto per voi. Non costa poco, perché costa una trentina di euro, se non sbaglio, se non ho visto male 30-40 euro il gioco. Vabbè, ovviamente G2A o soprattutto Instant Gaming, che trovate i link qua sotto, li pagate ancora meno. Il gioco è bello, senz'altro quasi unico nel suo genere, però io lo promuovo, mi sento di promuoverlo, mi piace, lo giocherò e fatemi sapere anche voi se lo avete provato, se vi è piaciuto o se vi è piaciuto o non vi è piaciuto il video. Ragazzi, alla prossima! Ciao ciao!